Ciao amici di Store Selection, apriamo il 2020 riprendendo la serie di video dedicata agli unboxing. Oggi apriremo l'inverter ABB React 2, successivamente la sua batteria e per finire la control unit. Ecco cosa troviamo nella scatola. La prima cosa è una utilissima quick guide in inglese oppure in italiano, con un QR code da scannerizzare per connettersi direttamente tramite smartphone all'access point interno della macchina per completare la sua configurazione. Poi abbiamo un sacchetto di accessori dove troviamo antennino wifi, morsetto per la connessione on grid, due cavetti, un più e un meno, per fare il parallelo interno dei due MPPT, nel caso se ne utilizzasse uno solo, tre connettori di comunicazione, sempre il connettore, e per ultimo il connettore per la comunicazione con il meter. Riepilogando velocemente, due cavetti per il parallelo degli MPPT, antenna wifi, connettore AC, connettore di comunicazione esterna, connettore stagno per la connessione con il meter. Qui di lato troviamo la staffa per installazione a parete ed infine l'inverter. Diamo ora un'occhiata alle connessioni dell'inverter. Si trovano tutte nella parte inferiore dell'inverter. Abbiamo per prima cosa sulla sinistra le due connessioni da fare alla batteria o ai pacchi batteria, per prima cosa cavi di potenza e cavi di comunicazione, DC switch che mi disconnette sia la parte di batteria sia gli ingressi fotovoltaici, i due inseguitori classici come ormai siamo abituati a conoscerli di tutti gli inverter ABB, con due ingressi per ogni inseguitore. Questi inseguitori possono essere parallelati all'interno. Poi abbiamo passacavo per la comunicazione esterna, subito sotto la porta di backup. Qui abbiamo la connessione al meter con il connettore dedicato, uscita AC e per concludere antennino wifi. La parte frontale dell'inverter rimane invece molto pulita, abbiamo solamente la scritta ABB, la scritta React 2 e il piccolo display LED che ci indica lo stato di funzionamento dell'inverter. Sulla parte laterale abbiamo le due targhette identificative con i dati di targa dell'inverter, oltre al piccolo QR code da scannerizzare per connettersi direttamente alla macchina. Passiamo ora alla batteria. All'interno della confezione della batteria troviamo la staffa per allineare la batteria all'inverter, oppure se faremo un'installazione splittata la posizioniamo dove ci pare. Il cavo in dotazione da un metro per fare il collegamento appunto delle batterie se montiamo tutto sulla stessa parete. Vi ricordo che opzionale c'è anche il cavo da 2 metri, chiamato cavo XL, proprio per fare connessioni più distanti per seguire le necessità del vostro cliente. Le connessioni della batteria si trovano sempre nella parte inferiore. Abbiamo un ingresso e un'uscita, ovvero comunicazione e potenza A vanno connesse all'inverter, mentre la parte B, se abbiamo una sola batteria, rimarrà vuota con i suoi tappi, altrimenti saranno dedicati alla seconda o alla terza batteria. La parte frontale, come vedete, è praticamente identica all'inverter, si differenzia solamente, a parte dalla scritta, dalla presenza o meno del display LED, proprio perché ABB ha studiato il suo design che, montati uno a fianco all'altro, rimane un'installazione molto pulita e modulare. Concludiamo questo video con i due meter. Qui abbiamo il meter trifase, qui il control unit monofase sempre per React 2. Apriamo il primo, dove abbiamo nella confezione solamente il meter con le istruzioni. Meter da guida DIN, abbiamo un TA passante, alimentazione fase neutro sulla parte superiore, comunicazione RS485 sulla parte inferiore. Il secondo invece è un pochino più complesso,
abbiamo una spugnettina protettiva, spinotto di connessione, il meter e il foglietto di istruzioni. Come potete vedere, a differenza del primo, abbiamo un display, è disponibile anche in versione monofase. Appunto, con display, inserzione passante, alimentazione, le tre fasi, ingresso e uscita. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, iscriviti al canale, un like è sempre gradito e ci vediamo alla prossima.